127 circa il numero di prototipi di aspirapolvere falliti da due a Cyclone prima di diventare miliardario. 30 il numero di rifiuti che Stephen King ha ricevuto prima di pubblicare il suo primo romanzo. Secondo voi queste persone hanno avuto solo talento? Una delle cose che servirà di più ai nostri bambini per superare i momenti difficili è sicuramente la grinta. Nell'attesa di scoprire il talento dei nostri bambini, vediamo 7 passi con cui possiamo potenziare proprio la grinta. Permetti al tuo bambino di fare errori e insegnagli ad accettarli. Come genitori abbiamo un istinto naturale di dare loro tutto ciò che vogliono e di proteggerli da pericoli e disagi sia grandi che piccoli, ma farlo a volte gli impedisce di apprendere abilità di adattamento molto preziose. Al posto di prevenire i fallimenti, insegniamogli come gestirli in modo appropriato. Il fallimento in molti casi è un'opportunità di fermarsi e ricominciare da capo qualcosa, per farlo meglio di prima. Aiutiamoli sempre con delle domande che possono essere: che cosa è andato storto questa volta? Come possiamo evitare che ciò accada di nuovo? Kelly Holmes, autrice di Happy You, Happy Family, quando il figlio sbaglia a scrivere una parola, gli dice High five, you are learning. Dammi il 5, sta imparando. Fa una cosa importantissima e geniale. Lo rassicura e al tempo stesso lo incoraggia. Aiuta il tuo bambino a stabilire degli obiettivi. Lavoriamo con i nostri figli per impostare almeno un obiettivo a lungo termine e aiutiamoli a inseguirlo. Ecco alcune strategie per l'impostazione degli obiettivi che possiamo utilizzare con i nostri bambini. Lasciamogli scegliere l'obiettivo perché deve essere qualcosa che è significativo per loro. Dividiamo l'obiettivo in piccoli passaggi, rendendolo più realizzabile. Mettiamo giù un piano, o come la chiamo io, la mappa del tesoro, in cui consideriamo anche quali potrebbero essere gli ostacoli e in che modo possono essere superati. Facciamolo per iscritto. Secondo il professor Gail Matthews, mettere gli obiettivi per iscritto aumenta la probabilità di successo del 42%. Insegna a risolvere i problemi. È importantissimo far contribuire i bambini alle idee che stiamo proponendo per la risoluzione degli ostacoli. Questo dimostrerà loro che tutti i problemi sono risolvibili e gli darà un senso di potere e controllo di fronte alle sfide. Incoraggia lo sforzo, non l'abilità. Quando elogiamo lo sforzo, i nostri bambini imparano che possono ottenere qualsiasi cosa attraverso il lavoro e la pratica, e in questo modo non poniamo limiti al loro potenziale. Invece i bambini che ricevono apprezzamenti per le proprie capacità sono più propensi a rinunciare alle prime difficoltà. Alimenta le sue passioni. La passione è una componente importante della grinta, perciò aiutiamoli a trovare e perseguire le loro passioni. Dobbiamo essere di supporto, mettendo da parte le nostre aspettative. Possiamo desiderare che i nostri figli un giorno diventino atleti olimpici, invece magari loro nutrono una passione sfrenata per gli scacchi. In tal caso accettiamolo e incoraggiamoli ugualmente. In questo modo alimenteremo sia la loro grinta sia la loro autostima. Crea un ambiente familiare sfidante. La psicologa Angela Duckworth segue sia in famiglia che al lavoro la Hard Thing Rule, cioè la regola della cosa difficile. Ogni membro della famiglia sceglie una cosa difficile da fare e può smettere solo dopo aver raggiunto l'obiettivo prefissato. Deve essere qualcosa che richieda pratica ed esercizio e che consenta di ottenere feedback dagli altri membri familiari. Deve essere un gioco con l'obiettivo di migliorare se stessi. Sì, un modello positivo. I bambini sono spesso gli specchi dei loro genitori, quindi dimostriamogli sempre di gestire i nostri errori con positività e umorismo. Dimostriamogli la volontà di affrontare le sfide e perseverare. Dimostriamogli di sapere discutere dei nostri errori con loro, chiedendogli anche, perché no, un consiglio. Incontriamo tutti dei limiti, non solo di talento, ma anche di opportunità. E più spesso di quanto crediamo, si tratta di limiti autoimposti. La nostra vita e quella dei nostri figli non è sempre facile. E come dice Angela Duckworth, avere grinta è andare 7 volte al tappeto e rialzarsi in piedi 8 volte. Se ti piace il video, metti mi piace e condividilo. Se no, papà rompe.